Degustiamo l'Alba Rossa, oggi in annata 2016. Alcune note sul vitigno, un vitigno favoloso nato da un incrocio tra Barbera e Nebbiolo di Dronero nel 1938. Un vitigno che si presenta con la bacca piccina e la buccia molto spessa. Questo permette una bellissima estrazione di tannini antociani. E quindi il colore dell'Alba Rossa è sempre rosso, molto intenso. Profumo di frutta, sicuramente ciliegia, anche ciliegia sotto spirito, ma ha anche bellissime note balsamiche e di spezie, tipo noce moscata, quindi è complessissimo nei profumi. In bocca si presenta morbido, con sicuramente un'accezione piemontese, quindi questa bella acidità fissa che lo rende molto gastronomico e incredibilmente adatto a qualsiasi tipo di abbinamento. Lo consigliamo di aprire la bottiglia una mezz'oretta prima del servizio e di servirla in calici grandi a 18 gradi, quindi in estate è consigliabile anche una mezz'oretta in frigo prima del servizio per abbassare la temperatura a 18 gradi. La durata di questo vino affina in botti di legno per 18 mesi, è un vino di grandissima struttura e importanza, può durare tranquillamente oltre i 10 anni. Buona degustazione!